quello che stiamo cercando di costruire in questi giorni con le scuole di Massa e di Carrara è un fattore di forte novità. Sostanzialmente noi stiamo mediando su un terreno che ci porta più lontani, ma che poi diventa talmente vicino da essere così utile, come quello dello studio delle quattro convenzioni che noi abbiamo assunto, quattro convenzioni internazionali, tre dell'UNESCO e una del Consiglio d'Europa, che abbiamo assunto come cornice e quadro allo stesso tempo. Ma i contenuti di queste quattro convenzioni ci danno anche nuovi occhiali per leggere la storia, come dire che andiamo a rileggere i libri, i testi, e leggiamo la storia in un modo diverso. Perché questo? Perché ovviamente nel frattempo la storia cammina, e nel 72 esce la prima convenzione UNESCO sul patrimonio culturale materiale, importantissima. In Italia non c'era un Ministero della Cultura, viene fatto il Ministero della Cultura con Spadolini, vengono fatti il codice del patrimonio culturale, viene fatto il codice del paesaggio. Ma questo dava qualche idea di carenza, forse mancava qualcosa. Tipo nel 2003 viene in qualche modo sempre dall'UNESCO realizzata la Convenzione internazionale sul patrimonio culturale immateriale, intangibile e vivente, dove le rievocazioni storiche si trovano all'interno, e con quella convenzione si chiude un cerchio. In buona sostanza, con la dichiarazione di Yamato si capisce che ci sono interrelazioni e interconnessioni tra le due convenzioni, come dire due facce della stessa medaglia. Poi c'è la terza convenzione del 2005. Quella della diversità culturale. Nei secoli le persone sono sempre spostate, le culture sono sempre contaminate, e quindi la diversità culturale deve essere tale da non compromettere le origini delle culture locali, ma valorizzarle e arricchirle, e dall'altro lato confrontarsi liberamente con le altre, perché il confronto è positivo, non è negativo. E soprattutto le relazioni che si costruiscono grazie alla cultura sono relazioni di pace. E infine l'ultima, che è quella che non è dell'UNESCO ma del Consiglio d'Europa, che è la Convenzione di Faro, importantissima per gli enti locali, per le scuole, per i ragazzi, perché in qualche modo dichiara che la cultura e il patrimonio culturale non è di chi lo detiene o chi lo possiede, ma è di tutta la comunità, per cui alla luce di questa c'è più partecipazione dei cittadini, ma soprattutto di questi soggetti che devono costituire comunità di eredità patrimoniale e trasmettere alle nuove generazioni. Ecco, questa è la convenzione che chiude il cerchio. Queste quattro convenzioni rappresentano la cornice e il quadro. Siamo qui nell'aula dei docenti del liceo artistico Palma di Massa, e come associazione Educato di Massa e come associazione Apo Mater a proporre a tre classi seconde della scuola, del liceo, un'attività didattica connessa alle rievocazioni storiche della Quintana Cibea. L'intervento prevede una introduzione che diciamo, illustra la necessità, l'importanza della storia nella cultura e nella tradizione diciamo, identitaria dei giovani. Poi c'è anche una fase in cui parliamo del protagonista della nostra storia locale, che è Alberico I Cibo Malaspina, fondatore e anche primo promotore della Quintana Cibea, e infine c'è un gioco, il gioco virtuale della Quintana, alla quale giocano le classi coinvolte nelle varie esperienze. È importante questa esperienza non solo perché così possiamo affrontare diciamo così, il tema oggi purtroppo desueto della conoscenza storica, ma anche perché possiamo introdurre attraverso l'esperienza del gioco quella che è una delle principali diciamo così, idee di Alberico, cioè oltre alla costruzione della città rendere partecipe la comunità di questi festeggiamenti proprio attraverso le danze, attraverso i banchetti, ma anche attraverso proprio il gioco della Quintana Cibea, che viene giocato dai cavalieri che rappresentano proprio il complesso della comunità. Questi cavalieri che oggi sono i giovani
giovani studenti delle tre classi seconde che si sfideranno a loro volta in una tensione nella quale i valori della cavalleria, cioè la lealtà, cioè la capacità di essere vincitori ma senza creare danno all'avversario che non è un nemico, ecco, si realizzano. Quindi la scuola diventa anche il laboratorio per sviluppare e alimentare i sensi proprio di lealtà del gioco attraverso la rievocazione storica. Il gioco della Quintana è una corriera di cavalli con cavalieri armati di lancia che hanno come punteggio chi fa il giro della pista in minor tempo e chi centra gli anelli sospesi, si chiama infatti Quintana nell'anello. La maggior parte dei punteggi vengono cumulati e con questo si calcolano i vincitori delle varie sezioni. Più avanti verrà fatta una gara fra quelli che avranno ottenuto il miglior tempo, il miglior punteggio, per premiare il vincitore. Stamattina ho partecipato davvero con tanta gioia all'iniziativa del Ducato Città di Massa, iniziativa che si è svolta presso il Liceo Palma e ha visto la partecipazione di alunne e alunni. Sono convinta che la rievocazione storica, dedicata soprattutto alle nuove generazioni, sia molto importante perché, ecco, ci lega al territorio, ci ripresenta le nostre radici che sono davvero molto importanti per apprezzare e vivere ancora di più la nostra bella città di Massa.